profumo di primavera, non credi? Sì, va bene. Buona giornata. Guarda che possiamo parlare, Andrea. Siamo soli. Come fa a sapere il mio nome? Giusto. Hai un nome abbastanza comune. E io sono stato fortunato. Che cosa ti affligge? Nulla. Ho appena avuto un colloquio di lavoro che avrebbe dovuto cambiarmi la vita. E invece... Ti hanno scartato. Cose che succedono. Molto peggio. Mi hanno fatto una domanda assurda, che non mi sarei mai aspettato. Che tipo di domanda, se posso permettermi? Mi hanno chiesto qualcosa riguardo un cimitero tecnologico. Io non sapevo nemmeno che esistesse un camposanto per telefoni o computer. Mi dispiace, ma una risposta esiste. Il problema è l'informazione che manca. Non è altro che un disastro ambientale fuori controllo. E tu come fai a saperlo? Diciamo che è il mio campo. Comunque, nella provincia meridionale del Guangdong, in Cina, esiste questo posto che dovrebbe riciclare rifiuti tecnologici di tutto il mondo. E invece questi finiscono per essere bruciati. E le polveri vengono respirate dagli abitanti. Pare che i bambini in questa zona soffrano di avvelenamento da piombo. Dovresti essere più esaustivo nelle spiegazioni, signor giardiniere. Ciò che chiamano cimitero, in realtà, è un luogo che offre lavoro a migliaia di famiglie. Il distretto industriale di Guyu può vantare veri nuclei di lavoratori. Certo, a 17 centesimi all'ora e senza badare la percentuale di piombo nel sangue dei bambini. Le sembra tutto nella norma, signora? Scusatemi, forse ho toccato l'argomento sbagliato. Non volevo creare un problema. E no. Sei arrivato qui afflitto e ora che hai l'opportunità di conoscere, te ne vai? Stai comodo. Mi piace quando gli uomini imparano cose nuove. Il solito perbenista, che vuol trasmettere la conoscenza ignorando le vere necessità dell'essere umano. Non passi inosservato, sappilo. Senti chi parla. Vogliamo raccontare ad Andrea che grazie al cimitero si ricavano oro, rame ed altri metalli di valore? Comunque nel dubbio ci sono sempre cestini dell'indifferenziata. Comodi a tutto. Ceneri, fumi e sostanze nocive si diffondono nell'aria. I corsi d'acqua sono neri e pieni di rifiuti, con una quantità di acido capace di sciogliere una moneta del tuo prezioso rame. Tutto questo è ineccepibile, ma discutetene per conto vostro. Ineccepibile? Ma se non sapevi nemmeno dell'esistenza di quel posto? Hai mai gettato un cellulare, Andrea? Sì, certo, ne avrò gettati anche più di uno. E non ti sei mai chiesto il percorso che fanno questi rifiuti? No, l'ho gettato nella spazzatura e basta, come... Visto?
Lascia stare le tirizzure del bambino malato, il piombo nel sangue. È un uomo. Un normalissimo uomo che ignora. Mi ha dato dell'ignorante. Oggi ho perso un lavoro ed è già una giornata d'inferno. Mi ci mancate voi due. Bravo. Allora ascoltami. Torna nell'ufficio del colloquio e spiegagli che lo smaltimento dei rifiuti elettronici rappresenta un problema di dimensioni mondiali e che tu ne sei consapevole. Offrigli una soluzione, un'idea. Dispiace, ma ormai è tardi per recuperare quel colloquio. Sì, può essere. Sai, Andrea, i bambini sotto i 6 anni sono molto vulnerabili all'avvelenamento da piombo, che può avere impatti devastanti sullo sviluppo mentale e fisico, talvolta persino mortali. Io che cosa ci posso fare? Il piombo veniva usato fin dal Medioevo. È inutile fare i saputelli ora. Alcune tubature costruite in epoca romana sono in funzione ancora oggi. Ah, la cupola di San Pietro è in piombo, ma tu lo sapevi già, non è vero? Esiste il progresso. Hai detto bene. Quindi, se in una tonnellata di roccia sono presenti 50 grammi d'oro, mentre in una tonnellata di rifiuti elettronici ce ne sono almeno il doppio, beh, occorre estrarlo dalla roccia perché bisogna progredire. Ehi, un momento, 100 grammi d'oro valgono più di 5.000 euro. Il denaro non dovrebbe essere più importante delle vite umane, eppure. Eppure non esisterebbe vita senza denaro. Il denaro serve per comprare il cibo e i prodotti elettronici fondamentali per il tuo progresso. Sì, ma il cimitero tecnologico è un pessimo esempio di progresso. Oserei dire che è una totale regressione. Gli uomini, quando li porti a ragionare, ti danno soddisfazione, sempre. Sì, poi voltato l'angolo hanno dimenticato tutto e torna attuale la mia di teoria. E quale sarebbe la tua teoria? Sì, Andrea, hai figli? ne ho due. Se dovessi rinunciare ad una cosa tra denaro, amore e progresso, a cosa rinunceresti? Beh, così su due piedi scarterei il progresso. Con l'amore e i soldi si vive bene anche così. Segna. E fra amore e denaro, cosa tieni? Così, senza pensarci troppo. Sarò sincero, ma terrei il denaro. Con i soldi si può sfamare un figlio che non ti ama, ma con l'amore non puoi mantenere un figlio che ti ama alla follia. Ecco, ti è servita la seconda risposta. Ma che cosa ti aspettavi? È normale che sia così. Non viviamo tutti sulle nuvole. Ma nemmeno sottoterra. Che poi non so nemmeno chi siete. Ora devo proprio andare. Scusi signora, mi può passare la palla? Accanto Quale palla? a lei! Signore, la palla! Amaro, per favore. Ci vediamo in sala riunioni. Ma lei. Lei chi? Su, mi dica. Una seconda possibilità non si nega a nessuno. Coraggio, si accomodi. Per me questo lavoro è importante. Ho due figli e. Vuole un caffè? No, grazie, però. Gli ho detto che va bene, e l'ascolterò. Allora, questa mattina si parlava di. Non lo vedi che sto lavorando? Sì, certo, ma la cordata cinese l'ho fatta pronta per noi sul tavolo. Matteo è già di là. Arrivo. Dammi il tempo di un'ultima domanda a questo ragazzo. Allora, Andrea, ti chiami se non sbaglio. Stavamo dicendo. Signora Andrea, c'è una domanda per lei. Abbiamo bisogno di personale estremamente qualificato. Dunque mi dica, che cosa sa riguardo dell'isola di plastica? Certo, sono l'uomo giusto per voi.
È un disastro ambientale fuori controllo. Un enorme accumulo di spazzatura galleggiante composto soprattutto da plastica. Le stime sulla sua estensione variano, ma si calcola che potrebbero essere contenuti più di 100 milioni di tonnellate di detriti. E io vorrei lavorare per contribuire a risolvere tutto questo. E se volete possiamo parlare anche del cimitero tecnologico. Io sono la persona giusta per questo lavoro. Inizi domani mattina, alle 8. Ah, il caffè io lo prendo sempre amaro.